Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Una delle domande più frequenti che mi arrivano è: ho acquistato questo PC o questo Macintosh con questo processore e questa RAM, ma il mio software di recording non funziona bene, ho dei picchi di CPU, problemi di rumori improvvisi, eccetera eccetera. Partiamo dalla regola numero 1 dell'informatica, che ho appreso nell'ormai lontano 1983, e recita: se qualcosa non funziona è colpa tua, perché il computer esegue quello per cui è stato programmato. Se non riusciamo ad ottenere i risultati che speriamo, è evidente quindi che ci siano dei problemi alla base del sistema stesso, ossia di come è stato configurato per funzionare in una certa maniera. Indipendentemente dalla potenza del computer e quindi dal costo dello stesso, possiamo sempre cercare di creare una configurazione ottimale per le nostre esigenze. Bisogna sapere però dove intervenire. Vale sempre la regola del chi più spende meno spende, regola fondamentale del mondo tecnologico. Infatti, il processore più potente, la motherboard ottimizzata, la RAM e gli hard disk più veloci migliorano già di base un sistema per l'audio recording, fino ad arrivare al tipo di scheda audio e soprattutto ai driver scritti per questa scheda audio. Migliore la scheda audio, migliori saranno i driver che la pilotano, migliore sarà la sua gestione in termini di risorse. Tutto normalmente fa capo alla CPU. La potenza di calcolo e gestione di tutte le informazioni relative al sistema, che non si intende solo il sistema operativo ma tutto il sistema, gestione RAM, gestione bus, gestione alimentazione, eccetera eccetera. Partiamo dalla base. Un buon processore è sicuramente quello più performante a livello di prestazione pura. Nel campo audio, infatti, la potenza è alla base dei complicatissimi calcoli matematici che i software audio devono eseguire in tempo reale. Alcuni software lo fanno meglio di altri, ovviamente in base a come sono ottimizzati e programmati o riprogrammati. Un computer economico sarà progettato per fare lavori medio prestazionali, come navigare su internet, word processing, piccoli lavori di grafica e piccoli lavori di montaggio video, ma anche recording, senza però spingersi verso il recording avanzato, dove incontreranno problemi sin da subito. Sono macchine quindi non studiate per supportare un carico di processing elevato. Non a caso scaldano meno e sono più lenti. Questo a prescindere dalla quantità di RAM che potremmo installare e alla velocità dell'hard disk su cui andremo a registrare. Sono anche essi fattori importantissimi, ma come vedremo incidono relativamente sulla performance del PC. La lotta tra i due sistemi, desktop o notebook, è ancora oggi in primo piano. Fare affidamento su una macchina performante in tutto ma scomoda come un desktop, o acquistare una situazione portatile ma che è pensata, creata e dedicata al risparmio energetico prima di tutto. Infatti un computer portatile, per quanto potente possa essere e per quanto vogliano venderci benchmark basati su videogames, dovrà fare i conti prima di tutto con il risparmio energetico e la dissipazione del calore che le funzioni avanzate creano, spingendo il processore al limite. Il portatile infatti, per quanto possa essere ottimizzato, riscontra problemi di spazio e quindi un naturale aumento della temperatura che, raggiunto un certo limite, rallenta volontariamente il processore per evitare che si possa rompere. Per un uso professionale, quindi, la risposta migliore rimane il desktop, che tra l'altro può lavorare con processori più performanti e non adatti ad un uso portatile. Abbiamo visto infatti come in questi anni il risparmio energetico abbia portato alla realizzazione di processori i5, i7 e i9, ma che non raggiungono ancora la potenza di calcolo della famiglia Xeon montata sui desktop. Ma cosa possiamo fare con quello che abbiamo? Possiamo ottimizzarlo sicuramente, limitando al massimo gli sprechi e le risorse da parte di tutte quelle applicazioni che ruotano intorno al nostro sistema operativo, applicazioni che girano in background e che consumano CPU, che invece potremmo dedicare alla nostra DAW. Abbiamo già visto come ottimizzare Windows grazie ai consigli di Luca. Per quanto riguarda l'ottimizzazione di macOS X, normalmente non necessita di tutte quelle tricks applicate su Windows per poter essere adattato ad un uso professionale con la DAW, ma comunque possiamo migliorare le prestazioni della nostra macchina applicando questi semplici accorgimenti. Per prima cosa, disabilitiamo iCloud Drive dalle nostre preferenze.
Andiamo quindi su preferenze di sistema, iCloud e disabilitiamo qui iCloud Driver. Ci verrà richiesto se rimuovere tutti i documenti relativi ai cloud dal nostro Mac o ottenere una copia sul nostro computer. Io suggerisco comunque per la tenuta di una copia. Questo per consentire alla cartella Documents, che si ritrova anche sull'hard disk, di non essere condivisa con iCloud, perché alcuni software, in particolar modo alcune DAW, come ad esempio Studio One, utilizzano la cartella Documents per salvare delle configurazioni. Questo perché abbiamo un accesso legato alla connessione internet, sicuramente implica un certo rallentamento. Sul MacBook Pro è bene disabilitare la funzione GPU Switching. Questa opzione infatti consente al computer di switchare il sistema grafico quando la batteria inizia a vacillare nella durata. Nei computer con uno schermo Retina, come in questo caso il mio MacBook Pro, esistono due sistemi di processing grafico, uno integrato ed uno detto discreto. In questo modo il computer può decidere se utilizzare l'uno o l'altro in base all'applicazione che ne fa uso. Troviamo questa opzione nelle preferenze sotto risparmio energia, o Energy Saver in inglese, e abbiamo qui l'opzione Automatic Graphic Switching. Disabilitiamolo. In questo modo utilizzeremo sempre il sistema discreto. Possiamo inoltre migliorare, se ci troviamo in fase di batteria, limitare quindi la possibilità che lo schermo vada in stop dopo 15 minuti oppure dopo un'ora. Dipende sempre dal tempo in cui pensiamo di utilizzare il computer in fase di batteria durante il recording. Evitiamo, per quanto possibile, di mettere l'hard disk in modalità sleep, quindi fermare le testine dell'hard disk. Questo perché, per risparmiare energia, porta un certo tempo di latenza sull'accesso all'hard disk ogni volta che dovremo scrivere o leggere. Ovviamente non accade con gli hard disk SSD, ma se noi possediamo un hard disk meccanico, il parcheggio delle testine, quindi lo sleep dell'hard disk, viene attivato da questa funzione. Il consiglio è disattivarlo. L'altro sistema di conservazione dell'energia è il dim automatico del display, cioè mettere il display in luminosità più bassa quando ci troviamo in modalità batteria. Anche questo possiamo disabilitarlo per evitare che il sensore del display rimanga costantemente acceso e quindi, come tutte le altre piccole cose, portare via piccole porzioni di risorse al processore. Anche il power nap, mentre siamo nella modalità di batteria, consente al Mac di smettere di controllare la posta elettronica, la sincronizzazione col calendario e gli aggiornamenti di iCloud. Qualora volessimo tornare ai settaggi di default, schiacciamo su Restore Defaults. Stesse configurazioni le troviamo dentro Power Adapter. Infatti possiamo scegliere, sempre in modalità di connessione alla rete elettrica, lo sleep del monitor da un minuto fino a 3 ore oppure mai. Facciamo in modo che il computer non si metta mai automaticamente in sleep. Stesso discorso per gli hard disk, quindi non si mettano in modalità di parking quando possibile, e quindi negare l'accesso esterno wifi al network wifi del nostro Mac. Stesso discorso sempre per enable power nap while plugged into the power adapter, cioè evitare quindi che durante le fasi di sleeping il Mac continui a fare il backup su Time Machine, scegliere di scaricare la posta elettronica, sincronizzazione col calendario o gli iCloud updates, o fare gli update di iCloud. Disabilitiamo tutto e torniamo nelle nostre preferenze di sistema. Quando facciamo un upgrade da un sistema operativo ad un altro, è bene resettare la VRAM. Per fare questo dobbiamo spegnere il Mac. Una volta spento, teniamo premuti i tasti Option, Command, P, R e riaccendiamo il nostro computer mantenendo i tasti premuti. Rilasciamo i tasti soltanto dopo 20 secondi ed il Mac si avvierà nuovamente. In alcuni Mac potremo ascoltare il classico bang o suono di startup. Mantenendo premuti i tasti lo potremo ascoltare più volte. Rilasciamoli dopo averlo ascoltato per 3 volte. Con i nuovi computer che posseggono il sistema di protezione T2 dovremo rilasciare i tasti dopo che apparirà il logo sullo schermo per 2 volte. Chi avesse utilizzato un firmware password per proteggere il Mac è necessario disabilitarlo prima, altrimenti la VRAM non potrà essere resettata. Se dovessimo notare problemi di risveglio dalla modalità di sleep o caricamento della batteria nei MacBook, è necessario resettare il sistema SMC o SMC, System Management Controller. Per proseguire questa operazione è necessario farsi aiutare da mani esperte, perché le operazioni differenziano tra i vari modelli di Mac e MacBook. Per resettare SMC dal nostro MacBook con la batteria non rimovibile, spegniamo il Mac, premiamo i tasti Shift, Control, Option
che si trovano a sinistra della tastiera e premiamo il pulsante di accensione. Rilasciamo tutti i tasti e premiamo il pulsante di accensione nuovamente. Per i MacBook con batteria removibile invece, spegniamoli, rimuoviamo la batteria, premiamo il pulsante di accensione per 5 secondi, reinstalliamo la batteria e riaccendiamo il MacBook. Per resettare l'SMC dai desktop invece, spegniamo il computer, stacchiamo il cavo di alimentazione, aspettiamo 15 secondi, riattacchiamo il cavo, aspettiamo ora 5 secondi e riaccendiamo il Mac. Per i nuovi Mac con il sistema di protezione T2, spegniamo il desktop o il MacBook e teniamo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Rilasciamo ed aspettiamo 5 secondi. Premiamo il pulsante di accensione nuovamente. Se non dovesse funzionare, eseguiamo l'operazione di disconnessione dalla rete elettrica sopra descritta. Per i MacBook che possiedono il sistema T2, spegniamo il MacBook, teniamo premuto il pulsante di avvio per 10 secondi, rilasciamo e attendiamo 5 secondi. Riaccendiamo il MacBook. Se non si dovesse risolvere il problema, spegniamo il computer, teniamo premuto Shift Option Control dei tasti a sinistra per 7 secondi. Tenendoli ancora premuti, premiamo ora il pulsante di accensione per altri 7 secondi. Rilasciamo i tasti e riavviamo. La maggior parte dei problemi con macOS è da imputare alle applicazioni di terze parti, come gli antivirus. L'applicazione Parallels crea spesso problemi con le funzioni GPU e un programma di nome LeetSnitch crea problemi con Mojave. È bene ricordarsi di non clonare il sistema operativo, reinstallarlo su se stesso o recuperare tutte le installazioni da Time Machine. Queste procedure sono sì rapide e veloci, ma si trascinano dietro anche le preferenze e configurazioni errate che potrebbero aver creato i problemi precedentemente. Reinstallare il sistema ed applicazioni su un nuovo hard disk richiede tempo, è vero, ma è la soluzione migliore in assoluto. Disabilitiamo tutti gli aggiornamenti automatici del sistema operativo. Sebbene sia consigliato eseguirli, potrebbero portare problemi di compatibilità con le applicazioni e con le interfacce audio e video ad esse collegate. I driver delle nostre schede non potrebbero essere già stati aggiornati e via discorrendo. Prima di un aggiornamento, sinceriamoci di aver terminato il nostro lavoro in studio, fatto un backup di tutto e verificato sui vari forum online che gli aggiornamenti in questione non abbiano creato dei problemi. È un momento di ricerca, ma salva ore o giornate di reinstallazioni. Per fare questo andiamo su Software Update, che troviamo all'interno di System Preferences, e togliamo l'Automatically Keep My Mac Up to Date, cioè l'aggiornamento automatico di tutte le applicazioni del Mac. Dentro Advanced possiamo scegliere se fare un check degli update, quindi avvisarci del prossimo update, scaricarlo ma non installarlo, almeno finché non avremo fatte le dovute verifiche. Le schede audio incidono sul consumo del processore in parte, soprattutto incide l'ottimizzazione dei driver ad esse collegati. Non è infatti sempre giusto pensare che il driver della scheda sia o possa essere stato scritto bene da buoni programmatori. Spesso nelle schede economiche la scrittura dei driver viene affidata a team di sviluppo che poi non li supportano adeguatamente nel tempo in relazione agli aggiornamenti proprio dei sistemi operativi. A volte può accadere anche con schede professionali. È bene leggere sempre i forum di assistenza di queste schede per verificare il corretto funzionamento. Sotto SX la gestione principale dell'audio è affidata al core audio del sistema operativo, che dialoga con il driver della scheda e che concorda anche il clock di funzionamento tra le varie applicazioni che accedono al core audio stesso, come la nostra DAW, ma anche il nostro browser, che ad esempio utilizziamo per navigare su YouTube, o un player video come VLC. Utilizzare schede USB aumenta lo stress CPU rispetto all'uso di schede Thunderbolt con accesso diretto alla RAM. Abbiamo analizzato questi dati in un video riguardante la latenza audio. Rispetto a Windows, sotto Linux OS X non è necessario disabilitare il core parking relativo al multicore del processore. Se possediamo un MacBook possiamo migliorare ancora un po' la performance disabilitando il Wi-Fi ed il Bluetooth dal menu in alto. Disabilitiamo anche il File Vault Protection, il FireWire Network per chi lo possiede e l'AppNap, come abbiamo visto nelle preferenze di sistema. Il File Vault lo troviamo dentro Security and Privacy, è bene disabilitarlo.
Possiamo disabilitare inoltre il sistema SMS o SMS, Sudden Monitor Sensor. Con l'introduzione di iSierra è stato inserito questo sensore in grado di proteggere gli hard disk da forti vibrazioni. È ovviamente installato sui MacBook di ultima generazione ed entra in funzione quando siamo in movimento o siamo in posti con un rumore molto elevato come palchi o altro che generano vibrazioni. Questo sistema parcheggia volontariamente l'hard disk e quindi ne rallenta l'accesso. Per disabilitarlo dobbiamo passare attraverso il terminale del sistema operativo. È accessibile dalle utilities che troviamo sia sotto il menu Go o Vai in italiano o dentro la cartella applicazioni o applications. In fondo troviamo la cartella utilities, terminale o terminal, e inseriamo i comandi per la disabilitazione del Sudden Monitor Sensor. Ovviamente questo funziona per gli hard disk meccanici, non per gli hard disk SSD. Per disabilitarlo scriviamo sudo spazio meno pmset spazio meno a spazio sms spazio 0. Ci verrà richiesta la password di sistema e il sistema SMS verrà spento. Per riaccenderlo è necessario riscrivere la stessa frase con la sostituzione dello 0 in 1. In questo modo potremo riattivare il sistema SMS. Se possediamo una iLock è necessario controllare sempre gli ultimi aggiornamenti, per cui aggiorniamo sempre all'ultima versione disponibile, oppure andiamo su Check for Application Updates e verifichiamo che sia sempre up to date. In alcuni casi, alcune applicazioni come gli antivirus o anche alcuni shareware installano delle applicazioni all'avvio del sistema operativo e le mettono in funzione. Questo rallenta un po' perché crea delle applicazioni in background che non possiamo controllare. Per rimuovere le app dalla situazione di login, quindi le app non necessarie, come ad esempio i monitor systems, eccetera, eccetera, possiamo entrare nelle preferenze di sistema, utenti e gruppi, togliere il lucchetto e controllare dentro login items le applicazioni che rimangono accese durante l'avvio del computer. Nel mio caso sono i driver di Native Instruments che sono relativi appunto al Complete Control e al Machine. Per nasconderle clicchiamo su Hide. Per rimuoverle dovremmo toglierle con il pulsante meno. Esistono anche altre applicazioni che ritroviamo invece nel folder Startup, che si trova all'interno della cartella Library. Ci sono diverse cartelle Library all'interno del nostro computer. Quella che ci interessa è quella del sistema operativo, che troviamo qui appena apriamo l'hard disk, e troveremo una cartella con il nome Startup Items. Controlliamo che all'interno non vi sia nulla. Esiste anche un'altra cartella Library che non è facilmente accessibile, perché può creare problemi al sistema operativo qualora fosse manomessa. Si trova all'interno della cartella utenti, nome utente. In questo momento non la vediamo perché viene nascosta dal sistema operativo. Per accedervi dovremmo andare sotto Go o Vai in alto e andare su Vai nel folder che troviamo qui in fondo. Scriviamo Library, facciamo Go e in questo momento entriamo nella cartella Library nascosta, che contiene altre funzioni che possiamo disabilitare o meno in base a quello che ci occorre, ma qui richiede un accesso più peculiare, quindi più esperto. Ottimizzare il risparmio energia, come per Windows, è possibile chiedendo a OS X di non risparmiare energia come abbiamo visto e quindi limitare i processi in background durante le fasi di recording e mix. Controlliamo sempre che il backup di Time Machine non avvenga durante le fasi lavorative. Avviamolo ad esempio durante la notte, evitando di stressare l'hard disk e la CPU durante il lavoro. Controlliamo dal pannello di controllo Time Machine l'orario in uso. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo le vostre tracce nei mix e nei master. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante sotto a destra e lasciare poi i vostri commenti. Altri tutorial relativi all'ottimizzazione delle DAW sono reperibili presso il mio account Patreon, che trovate sempre nella descrizione. Ho aperto appunto un account Patreon per poter sovvenzionare i video gratuiti che voi vedete ogni settimana. Ciao, a presto!